Di nuovo ci riprovo a chiamare Sonia e eccovi qui. Allora, ciao Gaia, adesso guarda, sono alla terza prova, vediamo se riesco a chiamare la mia ospite. Allora, Sonia, ora ti chiamo. Provo di chiamarti. Direi che stavolta ce la dovrei aver fatta. Ce la con... Oh, là! Adesso Yes. ti Sto vedo. sudando. Non era il momento giusto. Oh, un quarto d'ora, cioè ti giuro, sono tutta sudata. Figurati io, guarda, perché già emozionata, figurati. Ma io che avevo cominciato leggendoti Cenerentola. Che meraviglia, rileggi, dai. La rileggo. Dai, certo. Quando ho letto la tua storia, questo pezzo di tua storia, è stata la prima cosa che ho pensato. Ho detto, qua ci vuole Cenerentola. E allora da lì ho pensato, siccome a me piace molto leggere qualcosa, ho pensato adesso le leggo Cenerentola un pezzettino e allora te la rileggo. Bravissima, grazie. Cosa sogniamo? Non posso dirlo, perché un desiderio svelato non si avvera più. E dopo tutto i sogni sono desideri, desideri di felicità. Nel sonno non hai pensieri tu, esprimi con sincerità. Se hai fede, chissà che un giorno la sorte non ti arriverà. Tu sogni e spera fermamente. Dimentica il presente e il sogno realtà diverrà. Eccoti. Bellissimo. Benvenuta nella Grazie. nostra pagina dei lettori delle sette. Ciao a tutti. Grazie. Salutiamo tutti quelli che sono collegati e grazie in questa serata così calda, peraltro, essere qui con noi. Ma come dire, non, quando c'è il richiamo della musica, quando c'è un richiamo soprattutto di certe sonorità, non si può stare lontani. Allora, da dove vogliamo cominciare? Hai te. Fai intanto vedere la copertina ecco, perfetto. Come l'hai scelta? Partiamo da qui. Beh, questa è una foto mia. Ah. Sì, l'ho fatta io. Un giorno stavo camminando ascoltando Mark. Ho alzato gli occhi al cielo e ho visto un cuoricino. Ho detto via, foto È subito, lui. immediata. Ho fatto questa foto, poi questa l'ho fatta nel 2017, sta foto. Poi, poi circa un anno fa mi sono accorta che non c'è solo questo cuoricino piccolino, ma ce n'è uno più grande, vedi? Che È include vero, questo piccolo fa da coda al grande, vedi? sì, Vedi? Guarda che bellissimo, spettacolo, ecco. Quindi sono due cuori. E questa qua, bello. ho detto, questa è la copertina giusta per lui. Per lui, per Mark. Senti, come nasce il tuo sogno? Allora, la prima volta che ho sentito Mark, avevo 16 anni, adesso ne ho 56, quindi sono passati 40 anni. E l'ho sentito al mio primo festino, un festino, sai, di quelli là classici, no? Da sedicenni. E comunque c'è scritto qua nel libro. E l'ho sentito e Romeo e Giulietta ho sentito. Vabbè, ma te proprio col botto hai cominciato. Sì, ho sentito questa voce, ho detto, ma chi è? Ma chi è questa voce? Di chi è? Chitarra, poi ma una cosa, guarda, che mi è arrivata proprio dritta. E dal giorno dopo sono andata al negozio di Scusati, ho comprato il primo disco, il primo LP usato,
perché c'erano questi due negozi dischiusati e io invece di noleggiarli li compravo perché volevo averli proprio, no? E Certo. quindi perché ero curiosa di vedere questo viso, di chi era questa voce, così. E quindi ho visto la sua faccia, i suoi occhi azzurri, e ho detto, mamma mia! Beh, sicuramente ha una personalità ammagliante, nel senso anche proprio nella sua essere discreto. Qui ci scrivono Marzia, che saluto la mia carissima amica, dice: ti piace vincere facile. Ha ragione. Guarda, lo so, questo mi è capitato, il migliore. Quindi è entrato nella mia vita proprio da quel giorno e ho vissuto proprio tutti i miei anni con lui accanto. Ecco, con lui accanto. Sì, perché io da quel giorno, ecco, era come se fosse con me, hai capito? Quindi ho vissuto Sì. proprio la legge di attrazione vera e propria, senza conoscerla, perché 40 anni fa non si sapeva neanche cos'era la legge di attrazione, non c'era nessuna informazione Infatti. al riguardo. Però forse era meglio perché allora vivevi tutto naturalmente. Vero. Mentre adesso ti dicono metti in pratica la legge di attrazione. No, la legge di attrazione non si mette in pratica, si vive, perché se ci metti la testa è finito tutto. Qui scrivono: Romeo e Juliet ha fatto innamorare tante persone, esperienza diretta. Guarda, sono d'accordo, perché e non solo questo, ma anche cioè, quando ti innamoravi c'era la canzone fissa da piazzare, da mettere proprio. Eh beh, poi la storia è meravigliosa. È Vero. struggente. È vero. Senti, io. Mi sono chiesta proprio un'altra cosa, un'altra domanda che mi sono fatta è che c'è il sogno da un lato, ma c'è anche il desiderio dall'altro. E allora io ti chiedo, basandoti su ciò proprio che ti è accaduto, qual è la differenza fra sogno e desiderio? Dunque, allora, tra sogno. Allora, secondo me il desiderio è qualcosa che ti manca. Desiderio è qualcosa che ti manca, che desideri perché ti manca, che non hai. Invece il sogno è una cosa proprio che hai dentro di te, che non. Secondo me, proprio il sogno non è una cosa che la vivi con la te razionalmente, è una cosa che ha il tuo inconscio. È nel tuo inconscio il sogno, mentre il desiderio è una cosa che tu vedi, oh, e subito no, io la voglio, io la desidero. E invece il sogno è una cosa che proprio provi senza rendertene conto e lo chiami, il sogno lo chiami, però se è destinato a te. Certo, Perché se fa certo. parte del tuo percorso evolutivo, se è una cosa che è funzionale al tuo percorso evolutivo, si avvera. Sì. E per me è stato. Come no, prego, prego, dicevi, per te è Sì, no. stato. Così, perché poi durante la stesura del libro mi sono arrivate tutte le risposte che aspettavo da 40 anni. Quindi hai avuto proprio bisogno, in un certo senso, non che non lo sapessi, però magari mettere nero su bianco per comprendere effettivamente, ciò che era successo. Guarda, io non avevo bisogno, io l'ho fatto e poi è arrivato tutto naturalmente, tutto in maniera proprio naturale. Tutte le risposte sono arrivate al momento giusto e mi hanno aiutato a capire il perché io provassi da quel giorno, dal primo giorno che lo sentì, fino adesso, perché ancora adesso io quando vedo i suoi occhi e sento la sua voce, la sua chitarra, mi prende una cosa qua allo stomaco e mi scendono le lacrime. E quindi, durante la stesura di questo libro mi sono arrivate tutte le risposte, tutti i perché, perché io provo queste forti emozioni.
Quindi è stata una terapia per me questo libro. Io l'ho iniziato, ti spiego come ho iniziato. Certo. Allora, eravamo chiusi in casa, chiusura forzata, e avevo le foto davanti a me di Mark. E parlando, perché io parlo con me stessa, parlando tra me e me, dicevo: "Ma guarda, ma Sonia, ma ti rendi conto che Mark è entrato nel tuo negozio?" E io dicevo: "Sì, mi rendo conto." No, non mi rendo conto. Ancora non mi rendo conto, perché io ancora vivo nel sogno, beh, vivo un sogno nel sogno, capito? E quindi dicevo: "Ma sarebbe bello scrivere questo racconto, no? Scrivere un racconto per incoraggiare le persone a credere nei propri sogni, a mantenere vivi i propri sogni, perché solo mantenendoli vivi i sogni si realizzano." E quindi ho detto: "Ma sarebbe carino, no? Scrivere questo racconto di questo sogno che si è realizzato, no?" Beh, vabbè, dai, cominciamo. Ok. Ma poi ho pensato: "Ma aspetta un attimo, però non è successo solo quell'evento là, perché lui è entrato nel mio negozio quel giorno, ma non è successo solo quello, poi sono successe altre cose." E quindi ho detto: "Beh, allora scriviamo anche quelle." Ah, perfetto, va bene, ok. "Ma aspetta un attimo, ma perché non partiamo dalla fonte, cioè da quando l'hai sentito la prima volta, da quando avevi 16 anni?" Oh, mamma mia, allora devo scrivere 40 anni di vita con Mark praticamente. Bene, ok, facciamolo. Ecco, da là è partito. Ho iniziato proprio da quando avevo 16 anni, quindi ho tirato fuori tutti i miei ricordi, ho rivissuto tutto e finché ho costruito. E durante appunto la stesura mi sono arrivate tutte le risposte, quindi è stata una terapia bellissima, perché mi sono svuotata, capito? Perché io per 40 anni ho vissuto con questo mattone sullo stomaco, perché non capivo. Perché non capivo, ma perché? Vabbè, ok, mi piace tantissimo, ma perché provo queste forti emozioni? Cosa c'è? Perché? Perché piango? Sono rimasta per 40 anni con queste domande, capito? E quindi Certo. quando ho ricevuto queste risposte, per me è stata una liberazione. Una Ecco bellissima. qui, bellissima liberazione. Ecco qui ancora scrivono il suo concerto. Prego, prego, il suo concerto è stato uno dei più emozionanti a cui ho assistito. Sempre Marz, direi che è una fan, lo so che è una grande fan di Mark Knopfler, che la conosco molto bene. Salutiamo anche Pat che si è appena collegata. Chiedo questo perché effettivamente leggere la tua storia è qualcosa, cioè entri in un mondo un po' particolare. Perché effettivamente io ti devo dire che devo averlo letto tipo in 2 ore, non esagero. Ma perché proprio mi sono involuta dentro, cioè è come se avessi fatto veramente un'immersione e poi riuscita. E mi sono detta, rispetto magari a tanti libri dove viene nominata la parola legge di attrazione, no? Il concetto di legge di attrazione, mi sono detta, ecco, qui non c'è la solita cosa che troviamo, bisogna fare questo, bisogna fare quello, che è la filosofia che gira oggi, un po' come ci dicevamo all'inizio, e invece c'è quello che secondo me è il percorso della legge di attrazione, cioè quello di non perdere mai come dire, la propria via, cioè di rimanere agganciati alla propria strada. Ecco, questo è come io mi sono sentita. Esatto, è proprio vivere la legge, è viverla, cioè viverla, perché è una legge, Esatto. non si può fare a meno.
Quindi, cioè, Esatto. esiste e quindi basta solo connettersi. Connettersi. Sì. E io ero sempre connessa con attraverso la legge dell'attrazione, con l'universo, perché io ci parlavo con Mark. Cioè, io aprivo l'anta del mio armadio e lo guardavo negli occhi e gli dicevo: Mark, esci. Mark, vieni da me, Mark. Cioè, 16 anni, 17. Ero proprio molto così sognatrice, come ma anche adesso. Certo, ma E quindi certo. allora così ho detto: dai, Mark, esci, dai, vieni da me. E così. Poi, anche quando avevo il negozio di maschere dove lui è entrato, dove lui è venuto, io mi ascoltavo le sue canzoni, le sue musiche e mi perdevo, cioè proprio. Stia soli così, andavo in estasi, non. Cioè, era un modo per me per connettermi con lui. Io Certo, mi era il permettevo. canale di unione È tra di bravissimo. voi. Cioè, io Senti, mimavo come. da soli il negozio da sola che mimavo, piangendo, lacrime, cioè, potevo entrare chiunque. Ma infatti viene fuori questa cosa che tutti erano consapevoli, ed è anche un po' stata la tua fortuna da un certo punto di vista, di quanto tu eri determinata nei confronti del voler crearti un'opportunità, perché io credo, almeno adesso vado un po' a immaginazione, che non è che dici sì, per carità, lo sogno, però non è che no, andava bene qualsiasi cosa, mi ha dato anche l'idea, no? E diciamo, ti hanno dato forse la cosa più bella, quella di conoscerlo. Sì, erano tutti consapevoli, tutti mi credevano un po' fuori, perché logicamente tutti i giorni con questa musica a palla, e bah, proprio un giorno un cameriere, perché il ristorante era di fronte, il negozio mio era di fronte al ristorante, e un cameriere un giorno è passato e mi fa: ma sorry, con questi Dire Straits, con questo Mark, ogni Non ne giorno. potevano più. Ehi, ascolta, sono andata proprio, ero in fondo al negozio, sono andata alla porta. Ehi, ascolta, che sia domani o tra 10 anni, io Mark lo conoscerò. E lui è rimasto così. Ok. Giorni dopo è successo. Mamma mia, io penso che lui là proprio ha detto: Madonna, questa è una. E poi, vabbè, lo dice, è una strega. Da quel giorno mi ha Allora, detto che va, mi frega. qui c'è un commento che dice: a 16 anni, esattamente alla tua età, la Patrizia sperava arrivasse Mick Jagger, ero pazzamente innamorata di lui. Ma chi non era innamorato di Mick Jagger? Fantastico, Vedi? fantastico. È Sì. il potere della musica, il potere che unisce in qualche modo e le vibrazioni che arrivano anche a distanza, tu ne sei assolutamente la Questo. dimostrazione. Ecco, un'altra cosa che tu dici, e io sono estremamente d'accordo, che diciamo, il percorso che si fa verso, no, il raggiungimento di un obiettivo, un ideale, un desiderio, un sogno, è tutto in salita. Poi arriva il momento in cui sei lì, cioè c'è quasi la mancanza di respiro, e poi dopo, nel momento in cui la cosa avviene, c'è una sorta di tristezza o di malinconia, no? Brividi vengo, mamma mia. Perché è quel momento in cui dice: adesso che faccio? E allora io ti chiedo: e adesso tu cosa hai fatto in quel momento? Cosa hai fatto? In quel momento, quando è andato via, no, Eh sì. guarda, mi è crollato tutto. Mi è crollato tutto. Cioè, proprio, mi sono sentita. Svuotata, ho detto: ma adesso è andato via. Cioè, per me era un compagno. Dopo
Allora, da dai 16 anni lui è entrato, da quando io l'ho sentito la prima volta che avevo 16 anni, lui è arrivato in negozio mio dopo 16 anni. Quindi per me era il mio compagno fedele, capito? Cioè, Caspita. mio, così. E è andato via. E niente, mi sono sentita proprio come una. La mia anima. Ma non è facile sai, da spiegare. L'ho scritto nel libro, ma spiegarlo adesso così, dopo non vorrei Lo piangere. lasciamo, no, ma soprattutto lo lasciamo alla lettura di chi acquisterà assolutamente, perché veramente è una bella esperienza leggerlo, veramente una bella esperienza. E allora guarda, ti faccio quest'altra domanda. Intanto, accanto a lui, quali altri personaggi c'erano? Chi altri ti ispiravano? Chiaramente non ai suoi livelli, ma la Sonia sedicenne. Perché ho visto delle foto, ho visto delle foto dove tu segnavi nel tuo diario alcuni nomi. È stato uno sblocco di un sacco di ricordi, anche per me. Esatto, bravo. Allora, io all'epoca a 16 anni avevo Vasco e ho visto Vasco la prima volta, ho detto, ma che bello questo, bellissimo. Mia mamma era disperata perché avevo poster di Vasco e di Mark. Mia mamma mi fa scusa, ma uno di un po' più carino, no? Però non potevi dire, no, Vasco non è proprio bruttissimo, Beh, insomma, dai, cioè. giovane, guarda, sicuramente. Allora adesso che gli dici. No, ma poi, soprattutto per una ragazzina di 16 anni, Sì, è vero. quello discorso, no? Che sai, Hai ragione. l'estetica a 16 anni è importante, ma a me proprio non Sì, fregava è niente. vero. Io guardavo l'anima della persona, no? Andavo dentro. Sì. E quindi ho iniziato anche con Vasco, Vasco Bruce. Ah, ma te vai sul top. Oh, Tina Turner, oh, Ah, fantastica, fantastica, una panterona. Joe Cocker, meraviglia, Joe Cocker, caro, Fantastico. hai capito tutte vocioni, Sì. Io voci. ho anche letto i decibel, cioè i decibel mi piacevano da matti. No, ma quelli sono i sogni che ha fatto con tutti i personaggi, no, no, ma quelli. E Orietta Berti anche ho sognato, c'era anche Orietta Berti, la classifica. No, mi ha fatto un sacco di sogni con i personaggi. Fantastica. No, ma i miei trattori che mi piacevano proprio erano Vasco, Mark, Bruce. Io di Vasco poi ho visto un sacco di concerti, l'ho anche baciato Vasco. Ah, però, Eh no, hai quando io capito. devo fare una cosa, cioè non c'è niente che mi fermi, arrivo dove devo arrivare. Qui continuano a dire, allora, me lo diceva anche mia mamma guardando i poster di Mick Jagger e Rod Stewart. Certo, Patrizia, Anche anche tu. tu guarda. E poi Marzia che dice, l'ho detto che ti piaceva vincere facile, anche a lei, vedi, piace il tuo genere. Sì, anche Rod Stewart bellissimo, ha tutte voci belle, capito? Belle, Sì. grosse, calde, mi Sì. piacciono queste voci così. Senti, ma questa esperienza, e secondo te, come ha cambiato il percorso della tua vita? C'è questa esperienza da quando lui è entrato nella mia. Da Sì, quando. da quando è. È che Sì. io ho vissuto con lui, cioè proprio è cambiata totalmente. Cioè, proprio io. Avevo Mark, cioè Mark, c'era Vasco, c'erano tutti gli altri, no, che giravano intorno, Sì. però non come Mark. Cioè mi piaceva, c'è stato un periodo che ero proprio innamorata fissa di Vasco, Sì. però poi sono tornata a Mark. Sai perché? Sai perché? Perché Mark lo sentivo un po' lontano, perché lui viveva in Certo. inglese, no? Invece Vasco lo sentivo più vicino, quindi era più raggiungibile. Che poi all'epoca tutto sto raggiungibile non era mica. Oggi sono raggiungibili. Io premetto, vivo a Bologna, quindi Vasco volendo può
insomma, sì, è vero, ci sì. possono essere occasioni, però mo, al di là che io abito qua, però diciamo oggi sono molto più raggiungibili i nostri idoli perché abbiamo tutti i social di questo mondo, no? All'epoca era veramente complicata. All'epoca non si sapeva proprio nulla, nulla, cioè no, io non... Io ho sentito la voce di Mark e solo grazie a un disco ho visto la sua faccia, alla copertina, prima LP ho visto, oh, che poi nel primo LP capirai non era questa gran bellezza, insomma, mamma, però, però l'avevo visto, capito? E non era, non si sapeva, dopo c'erano i giornaletti, Dolly, Ragazza In, quelle robe là. Cioè, brava, esatto. TV, Sorrisi e Canzoni, adesso facciamo le pubblicità. Bravissima, ecco, e quindi bravissima. Solo tramite quelli io potevo avere delle foto. Non sapevo nulla io. Certo, però vedi, guarda, questa cosa mi fa ragionare anche su un aspetto, che comunque il fatto della conquista, che comunque in qualche modo dovevamo conquistare, no? Le informazioni, cioè non era facile come oggi. No. Oggi ci si innamora di un personaggio di qualsiasi genere, ma poi come ci si innamora facilmente si perde questo amore. Cioè Oggi. all'epoca si era fedeli. Bravissima. Volta proprio ci si incaponiva, adesso Ma tutto veloce, adesso tutto veloce, immediato, veloce, i ragazzi si stancano subito di tutto, non c'è più la passione, non c'è più la passione di raggiungere qualcosa, qualcuno, no? Il sogno da realizzare, l'ambizione, la creatività, manca anche la creatività, perché una volta ci si inventava di tutto, no? Per creare, per aggiungere, per scrivere. Scrivevo le letterine, io le mandavo, chissà dove arrivavano, che ne so. È vero. Si faceva di tutto, no? Adesso non c'è più bisogno di nulla, perché basta un click e tu sei tutto di tutti. Sei tutto all'istante proprio. E manca proprio quel tempo di Fantastica. maturare, proprio, no? Manca la fantasia, manca il sogno. Adesso non c'è più, non c'è più voglia di sognare, perché hai tutto. Cosa ti manca? Esatto. Senti, io sono andata a sbirciare anche delle curiosità su Mark, eh? E Brava. una cosa non la Cosa? sapevo, la questione della bandana, che tutti pensavano fosse una questione di dare quest'aria rock, no, al personaggio, e invece no, era perché sudava tanto. Esatto, sudava tanto, Sudava tanto e quindi si metteva questa bandana che poi è diventato un suo simbolo, no, identificativo. Esatto, sai che l'ho sognato anche Ecco. No, pensa. Adesso mi viene in mente adesso. Sì. Sì. Senti, ma tu nel tempo comunque ti sei tenuta informata, ok, ma hai pensato di mandargli il tuo libro? Come no? Glielo mando anche. Glielo mando. Adesso sto in inglese. E poi lo faccio stampare in inglese. Lo faccio pubblicare in inglese. E poi attraverso dei contatti Manderai. te lo faccio avere. Se non vado io Certo. direttamente proprio a portarglielo. Ma Mi vediamo. sembra anche giusto, perché no? Mamma mia. Secondo me la moglie deve essere un pochino abituata, quantomeno, insomma, voglio dire, ci mancherebbe. Ma sì, guarda, se non era gelosa, non è stata gelosa quel giorno in negozio che potevo. Ma sono stata brava. Senti, tu fai parte, immagino, anche dei fan club di Dire Straits, nonché di Mark Knopfler. Di Solid Rock. Ok. Era un fan club, il primo fan club e l'unico fan club italiano a Firenze. Eh sì, Sì. aperto, fondato da Giancarlo Passarella,
nel 1986. 86 mi sembra di ricordare, perché sono andata a sbirciare. Forse. Però vado al ricordo, proprio al ricordo. Mi sembra 83, forse. Vabbè, allora, Vabbè. comunque va bene. Quindi tu, ecco, ne hai fatto parte, e com'è stata presa la tua esperienza della conoscenza di Marc Knopfler? Cioè, eri un idolo, mi sa. Ma guarda, io. Ma è successo tutto. Sono successe tutte delle situazioni stranissime prima dell'incontro, no? Prima che lui venisse in negozio. E sono state tutte delle sincronicità che me l'hanno portato praticamente. Perché. Ma non posso raccontare perché sono scritte nel No, libro. infatti, infatti. Perché io vorrei raccontarle, ma se racconto poi. No, ma infatti, però diciamo delle cose che sono accadute, e c'entra in parte anche, voglio dire, nella Esatto, storia, entra quindi, in gioco. ecco, quindi prima dell'incontro in negozio, che poi una cosa adesso ti dico. Mark è entrato in negozio il 17. È passata la moto. Il 17 ottobre del 1997. Mark è ebreo, anche se mi sembra di capire di aver letto, insomma, che non, a lui non interessa la religiosa, ma non c'entra niente. È solo per questo, per dire una cosa, no? Che secondo la Kabbalah ebraica, il 17 ottobre del 1370 o 1360 avanti Cristo, era il giorno della creazione dell'universo. Caspita, Hai capito? tanta roba, Hai capito? Quindi quando ho letto, tanta roba. ho detto, no, questo, infatti lui è entrato perché era l'universo che è entrato nel negozio mio. guarda, no. Bello. Una persona umile, una persona gentilissima. Perché venire da me il giorno del. Perché lui è luna di miele a Venezia. Venezia, la prima volta che veniva a Infatti. Venezia. E quindi dedicare del tempo a me è stata una cosa. Anche perché doveva, insomma, no? Con tutta la mia. Erano 16 anni che l'aspettavo, scusa, ma. Infatti, volevo dirlo anche a sua moglie, guarda che io lo conosco prima di te. Povera Kitty. Senti, anche del carattere di Mark, cioè viene spesso preso come una persona molto distaccata, quando invece è veramente tanta timidezza, no? Poi se ne è scritto tantissimo, no? Su questo suo, sì, questo proprio timidezza, è proprio, no? Sì, riservatezza, Sì. riservata. Lui non ha essere il divo, sempre stato molto riservato nei suoi. Infatti, non si è mai sentito nulla sulla sua vita privata, su nessun pettegolezzo. Lui è molto. È una persona seria, una Sì. brava persona. Sì, ma infatti, no, a volte siamo abituati, no, per chi fa questo genere di musica, un po' come lui, no, abituati che c'è quasi, no, queste esplosività anche a livello caratteriale, no? Lui invece si distingue effettivamente anche da questo punto di vista, no? È diverso proprio, come un polo alla sua musica. Anche Brava. questa cosa che ho letto, no? Il suo modo di suonare la chitarra, che non ha niente di nuovo se non due particolarità, cioè il non uso del plettro e il fatto che lui è mancino ma suona con la destra. E questo ha fatto sì che ha creato quella magia di una diversità profonda, tanto che il suo è un marchio di fabbrica, cioè tu ascolti una sua canzone e anche se non la conosci dici è lui. È vero, è vero.
Sì. È lui, Mark. Sì. Mark era ed è Mark per me. Senti, questa esperienza cosa ti ha regalato? Tanta consapevolezza, ce l'hai detto, forse anche proprio una spiegazione a tante cose o un mettere insieme, no? Tante cose che ti sono capitate, anche molto particolari, no? E, credi di ripetere un'esperienza, non so, di scrivere qualcos'altro? Cioè, ci hai pensato a scrivere di altro o hai già fatto qualcos'altro? Ma secondo me, guarda, io non lo so, non ci ho pensato, sinceramente, non ci ho pensato, sono cose che arrivano al momento giusto, ecco, non sono cose che programmi, come questa qua del libro, io non mai avrei pensato di scrivere un libro, mi è venuto tutto così un attimo, è stata un'illuminazione un giorno che ero seduta sul divano e la mia mente era così, vagava e il mio sguardo si è fissato sulle foto, ecco, da là è nato tutto. Quindi tutto può succedere in un momento, anche cose che si aspettavano da anni, e, cioè è tutta la vita imprevedibile, Certo. ma non c'è un Quindi non programma. escludi la cosa, ma non è in programma. Bravissima, ecco. Sì, anche magari, che ne so, il seguito di Mark, no? Magari porto il libro e succede qualcos'altro, che ne so. Quindi tu sei proprio eventualmente scrivo dell'altro su di lui, Beh, certo. non è proprio altro. No. Potrebbe esserci un altro argomento che mi interessa, però. Siccome è ancora tutto molto sul vago, adesso non ha senso che ne Per il parli. momento è prematuro, mettiamola così. Senti, Esatto. ti faccio un'ultima domanda che è questa. Ci dai la tua definizione di legge di attrazione? Allora, la mia definizione di legge di attrazione è vivere. È viverla, vivere, viverla, ascoltarsi, connettersi, stare soprattutto, sai cosa? Stare nel presente. Stare nel presente, perché solo stando nel presente sei connessa, ti connetti all'universo. Se tu permetti alla mente di andare nel passato o nel futuro, intanto sono due energie sprecate, perché non serve a nulla andare nel passato e andare nel futuro. Il passato ti crea rimpianti e nostalgia, il futuro ti crea ansia. Non è, perché? È gratis, così c'è Bravo, tutto diventa. esatto, ma perché? Ecco, quindi invece stare nel presente, quindi concentrarsi nel momento che si sta vivendo. Momento per, come dice Osho, momento per momento, ti concentri in quello che stai facendo, passo passo passo. Io adesso prendo gli occhiali, io adesso mi alzo, io parlo con me stessa tutto il giorno, perché devo stare nel presente, devo stare concentrata in quello che sto facendo, altrimenti perdo energia e mi sconnetto. Invece, stando connessa, stando nel presente, ti connetti e sei più ricettiva. Accogli i segni, i segnali, i messaggi che ti arrivano, anche una canzone, una parola, una piumetta, un numero doppio, un cuoricino, hai capito? Sei più ricettiva. Ecco, quindi questa è la legge di attrazione, è vivere quello che tu sogni come se già l'avessi, come se già lo stessi vivendo, perché io per me Mark era già con me. Mark era, ci parlavo, quindi anche negli assoli in negozio. Mark, quando è, allora, ci stiamo avvicinando o no? Perché avevo dei segnali, no? Avevo già ricevuto, che tu hai letto, avevo già ricevuto
dei messaggi ben precisi che mi sarei avvicinata a Mark, che ci stavamo avvicinando, quindi gli dicevo: allora ci stiamo avvicinando, vero Mark? Lo so, ti sento. Sono pazza. Fantastico. Benissimo. Infatti ho il libro dedicato ai pazzi, guarda. Questa, guarda. Ce ne fossero di pazzi così, veramente. Dedico questo libro ai pazzi, ai visionari, ai sognatori. Solo chi sa sognare ha il potere e il coraggio di vivere la vita che desidera. Sogna. Io direi che una migliore conclusione non si poteva avere. Eccolo qua. Esatto. Sonia, Emozione. eri preoccupata prima di iniziare questa Sì, ma intervista. avrei fatto ancora 2 ore io. Perché ormai mi sono Ma va, esausta. guarda, succede sempre così. Infatti, forza di dire tranquilla, vedrai che ti piacerà. No? E poi alla fine succede sempre questo, che la gente non vorrebbe più staccare. Facciamo anche domani. Guarda, ti invito a qualche mia diretta che faccio con la mia collega, la Patrizia, quella che parlava di Mick Jagger. Ti invitiamo a venire a parlare di musica, di tutte le cose che ci piace parlare. Quindi stai connessa che sicuramente sei la benvenuta. Ti Benissimo, leggo grazie. però gli ultimi messaggi che sono: Sonia, fagli cambiare idea sul fatto di non andare più in tour, e questo te lo scrive Knofer87, Ah, quindi si Francesco! riferisce a Mark Knopfler, che no, perché ha deciso di non andare più in concerto? Perché io ne ho visto uno, ne vorrei rivedere un altro, sinceramente. Speriamo. E poi Marzia dice essere nel presente col cuoricino, la saluto, la Patrizia con gli occhi a cuore e gli applausi. E quindi grazie Sonia veramente di essere stata con noi, di avermi dato insomma la gioia di leggere il tuo libro, perché è stata veramente una bella esperienza. Grazie a te Michela, grazie di cuore veramente, grazie ragazzi e a tutti i presenti che ci avete seguito, grazie mille, ma Certo. un'altra puntata. Allora, guarda, li elenco tutti. A partire dal basso, allora, salutiamo Guitar Migi, Knofer87, Ferretti Marzia, Federico Sciarretta, Microfoto, Gaia Maior, Giovanni Angi, Tania Boschetto, aspetta, Daper. Fai, credo di averla detto bene, la mitica Enza Mineo, Lucia Melle, un abbraccio, la Patte un abbraccio e un caro abbraccio e saluto a te, Sonia. Seguite Sonia De Lazzari nelle sue pagine e soprattutto acquistate il suo libro. Grazie mille. Grazie. Ciao. Un bacione, ciao. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao.